Ciao a tutti, sono Crysis e oggi siamo tornati in un nuovo video di Assassin's Creed Syndicate. Andiamo avanti con la storia. Siamo con Jacob e la nostra missione sta fuggendo. Porca puttana, perché? Dov'è su una carrozza? Vabbè. Eravamo rimasti che avevamo trovato anche una specie di chiave con Ivy su una torre. Porca puttana, ma sempre più forte. Su una carrozza per davvero. Non prendene una, via. Però è arrivata Lucy Thorne che ce l'ha fottuta. E a questo punto siamo appunto da capo, dobbiamo ritrovarla. Probabilmente anche ucciderla, perché a me mi sta anche particolarmente sulle palle. E adesso sinceramente non so, non mi ricordo perché devo fare questa cosa con Jacob. Non mi ricordo cosa stava facendo lui sinceramente, qual era la sua missione adesso. Sapevo che Ivy comunque cerca il frutto dell'Eden. Guarda, il parcheggio perfetto. Mi sta trollando. Ma vaffanculo. Dai cazzo. Dai, ci sei quasi? Sì. Jacob va da Mr. Ah, già. È vero. Non mi ricordavo. Avevamo conosciuto questa donna. Che sarebbe la proprietaria di questi omnibus, praticamente. Permesso. Bella signora, sono arrivato. Non avete preso. A me non serve l'appuntamento. Avevo un buco libero. Ah, qua è a posto. Ammetto che mi piacete. Oh. Ho molto da nascondere, ma ben presto diventeremo buoni amici anche con la signorina. 11 sillabe che significano un mucchio di soldi. I motori arriveranno a Milner via treno. Questo è il futuro, ragazzi. Il motore a combustione, il primo motore del mondo. Sarà la fine. Mi servirà un secondo treno per farlo. Ma forse abbiamo l'uomo giusto dei treni. Siamo d'accordo? Signor Fry. Certo. Ammetto che mi piacete. Miss Hathaway. Attenzione, c'è del tenero fra questi due signori. Jacob, fai per bene, pensa alla tua missione. Non è tempo per certe cose. Non uccidere i poliziotti del convoglio. Allora, dobbiamo rubare un treno a questo punto, credo. Allora, eccoci. Non uccidere poliziotti nel convoglio. Oggi c'è un convoglio e ci sono tre carrozze. Naturalmente devo andare alla prima. Sicuramente non mi vedranno gli ultimi, no. E non devo uccidere, come cazzo faccio? Un'idea ce l'avrei anche, ma è bastarda, ma è veramente bastarda. Dunque, se io non lo so, ci provo. Adesso qui si fermano. Credo, ok. Tiro a un cavallo, cosa succede? Sì, vanno via. Bene. No, piano, mi servi, no. Fermati. Si sta allontanando. Ma ci sei. Allora, è sempre più lontano. Sta facendo forse il giro. Vaffanculo. Non è servito a niente se torno dove prima. Se si ferma da qualche parte, io magari riesco. Ora passa un treno, vabbè. Ecco. Ce l'ho fatta. Ho fatto una cosa veramente stronza. Ho tirato un cavallo, poi non c'entra niente. Però ho fatto in modo che si allontanasse dal convoglio tutta la carrozza. No, per liberare questo finocchio. Ma porca puttana. Siamo ci sia utile, dai. Perché pensi che voglia qualcosa? Forse ti ho salvato solo perché ho il cuore tenero. Certo. Dai, ho un lavoro per le mani. Avanti, e subito, ci serve. Dobbiamo fare colpo su una donna, tra l'altro. Miller ha un grosso carico lì. Tu stai pronto a trasferirlo. Cosa dobbiamo fare adesso? Siamo arrivati col treno. Perché lui... Lei, no, è un lui, sì. Stacca la carrozza con i rinforzi. Siete i miei rinforzi? Vabbè. Io mi fido di voi. E noi andiamo. Non saltare dall'altra parte. Vai. Ci siamo. Tuo amico non hai visto nulla. Porca puttana. Oh. Bene. Devo cercare questo motore che dovrebbe essere stare su questo treno. Qui dentro non c'è.
Sono sicuro è nell'ultima carrozza, ma noi controlliamo comunque tutto quanto. Piano, 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 piano. Grande. Poi tu resta, guarda di là, non ci fare caso a me. Mi ha visto quell'altro stronzo, mi hanno visto tutti e due, bene. Adesso io dovrò rompere le ossa, tutte quante le ossicine. Siete forti, cazzo. Posso buttare giù dal treno? Tiè, coltello nel buzzo. No. Scusate signori, non è successo niente, è tutto ok. Ok, sì, sì, aia. La mia vita. La vedo piano piano andare via. Porca puttana. Mori. Sì, sono ancora vivo. Bestione. Bene. Sai, c'è la mia lama. Tanto non è neanche qui, io lo so già. Ciccia, niente. Quello sbagliato. Ovviamente. Allora, continuiamo il nostro viaggio sopra questo treno. Uccidili tutti e due, sì, Jacob. Numero uno. Sarà forse qua dentro? Ovviamente no. E ci siamo. Andiamo avanti. Ah, attenzione, quella ci vede sicuro. Io ti sparo in testa. Ah! Ma dobbiamo staccarla, però mi dice di staccare la razza con i rinforzi. I rinforzi non ci sono. Non importa assolutamente niente. E a questo punto faccio così. Devo tornare indietro veloce anche. Dobbiamo difendere. Eccoci. Ok. Ma scendi, cosa stai facendo? Devo difendere lui, lei, lui. Da chi? Dove arrivano adesso? Ecco. Allora abbiamo trovato allora il motore. C'ha certe facce anche Jacob, c'ha forse. No, no. Ok. Cosa stai facendo? Cosa fai? Sembra il momento di fare la pertica. Ok, ciccione maledetto, fallo fuori. Aiutatemi, cazzo! Non vi pago per farvi le seghe, cazzo. Ok, grande. Alla fine sono rimasto io l'unico. Grande, mi sta aiutando lui. Barbetta. Non ogni tanto, non sono mille. Questo è il motore a combustione. Un motore a combustione interna. La fine dell'era del cavallo. È come guardare il futuro. E quale pensi che sia il prezzo di questo futuro, amico? Oh, sicuramente molto alto. Come? Non porterai al tuo contatto? Verrei pagato lo stesso. Tranquillo, Shish. Chi è questo? Soldi ci sono. Comunque. Perla tu è. Chi è? È una socia in affari. Non posso dirti altro. E non voglio. Perché noi abbiamo già una. Bene, abbiamo finito. Non al 100%, abbiamo preso il bastone di Sir Lemay. Lemay. Però sia più forte di tirapugni, il pugnaletto che abbiamo, perché non ho soldi, non posso né potenziare né niente. Devo rubare. Oddio, spero non sia troppo eccessivo. C'è un po' di foglia. Che succede? Quella ho laccato lucidato. E Agnes sta parlando. E tappezzato tutto. Beh, il nostro treno mi sembra è molto più bello del solito. Ciao Henry. Ne va la vita. Come stai lì? Ecco Ivy. Ma che problema Ivy? Stai male? Sta pensando a Lucy Thorne, senz'altro. Eccoci qua davanti al nostro muro. Tre dei suoi sono già stati uccisi da questa lama che porta al braccio. Ebbene. Abbiamo altre missioni? Abbiamo questa, poi cosa c'è? Ho visto c'era anche un'altra per Jacob. La sopravvivenza del migliore, non so cosa sia. Boh.
E poi abbiamo un'altra per Ivy, la dama con il lume. Va bene. Per oggi posso anche concludere qua il video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti ragazzi.